Non dormite, cari spettatori di Giallo Blue Channel, perché stiamo entrando nello spogliatoio di Mr. Santin. Vi lasciamo quindi al live con le raccomandazioni tattiche e subito dopo le dichiarazioni prepartita di Mr. Angelo Santin e di Andrea Bommarito. Allora, andiamo col 4-4-2. Erolin, tu mi giochi però un po' più in copertura, hai capito? E vai a aiutare il centrocampo. Badar e Pistone, mi raccomando, voi due lì a centrocampo, decisi. Badi, tu fai gioco, tu vai in copertura, ok? Poi Elia e Zacchi, Eli, ho visto giocare bene con il pallare, quindi fai una partita così e io sono a posto. Devi sempre farti trovare però sia in fase di possesso e non possesso palla sul vivo dell'azione, cioè in fase di non possesso palla vai a scaglionarti per recuperare palla, quindi recuperi. In fase di possesso palla segui l'azione della squadra, sali e ti dai alternativa eventualmente alle proiezioni in ampiezza fatte dai centrali. Difesa, Bima, ti ho spiegato il concetto. Sei il grosso Garrone, una partita come quella di mercoledì sera va benissimo, di giovedì sera. Dura. Allora, scusami un attimo, ma questa è una partita sicuramente molto ma molto dura. La Sestrese è una grande squadra, prima in classifica, punteggio pieno. Noi sapete tutti la difficoltà che dobbiamo affrontare. Stiamo costruendo da capo una squadra formata da ragazzi dell'anno scorso che hanno vinto un campionato provinciale, ragazzi che hanno già fatto un'esperienza di noi d'eccellenza, quindi aggregare bene il gruppo, formare il gruppo non è semplice. Siamo alla quarta di campionato, questa è la quinta di campionato, per adesso diciamo che si sta costruendo bene il gruppo, stiamo andando avanti, però oggi sarà una partita difficilissima. La Sestrese è una grande squadra, noi cerchiamo di mettercela tutta, sicuramente daremo l'anima in campo, lo spero, da parte di tutti i ragazzi, e poi vinca il migliore, non c'è altra soluzione. Ha scelto di mettere una formazione più da battaglia o di qualità? Io cerco di mettere una formazione composta da ragazzi che so che daranno l'anima da subito in campo. Lo determino in base anche alla funzione degli allenamenti, come si comportano anche nelle amichevoli. Giovedì sera siamo andati a fare un'amichevole con la prima squadra del Pala e ho visto ragazzi che si sono comportati meglio di altri, quindi ho pensato giusto a farli partire dall'inizio. Un'ultima domanda, Bommarito in panchina, una cosa normale o dobbiamo parlare di un caso Bommarito? No, dobbiamo parlare di una scelta tecnica e di nessun caso, perché casi non ce ne sono, sono scelte tecniche, giocano quelli che danno il massimo e come puoi potuto vedere se in panchina oggi ci sono certe persone che ritenevano sicure di giocare, di sicuro non c'è nessuno al posto sicuro, e tutto se lo devono conquistare, tutti dal primo all'ultimo, compreso anche quelli fedelissimi miei che l'anno scorso hanno giocato la grande, tant'è che oggi Ocario non è neanche stato convocato perché non era al massimo, non era al top, e quindi è stata fatta la scelta di lasciarlo a casa, poi deve essere uguale per tutti la regola. Grazie anche a voi. Francamente, senza troppi preamboli, ti pesa andare in panchina? No, è giusto così. A disposizione di Mr. Santin, sì, quindi? Sì, è giusto così. Entro in campo, faccio gol. Magari si ricredi. Un tragitto fin da subito in salita per i juniores di Mr. Santin, che quest'oggi avranno a che fare con la prima forza del campionato. Arriva la Sestrese con 12 punti in classifica, tutte e quattro le partite vinte finora, noi con una sola ed unica vittoria effettuata proprio qui allo stadio Cesare Brin. È la prima partita della produzione 13-14 rivolta verso questi ragazzi. Speriamo che il tutto e questa nostra presenza possa portare bene. Signore e signori, ben ritrovati nuovamente da Manuel Namjuvella su Giallo Blue Channel per la quinta giornata di campionato juniores Eccellenza Liguria 2013-2014. E adesso la formazione della Cherese,
Tra i pali, Giancarlo Sottomayor, linea difensiva 4 formata da Bimai, Ismail, Capitan Grosso e Jacopo Garrone della Leva 97. A centrocampo i centrali saranno Ormo Badar e Stefano Pistone. Sulle fasce laterali Oburic Zaccaria e sempre della Leva 97 Elia Wonder Pranto. Di punte Victor Torra ed Erolin Catria. A disposizione Ciappellano, Sciuva, Valva, Giacchino ed Andrea Bomarito. Vice allenatore Davide Zunino, allenatore Angelo Santin. Buona visione a tutti per Cairese Sestrese. Le ultime raccomandazioni del direttore di gara nei confronti della panchina: si può cominciare. Cadre e Torra avviano Cairese Sestrese. Ormo Badar alla battuta per questo calcio di punizione. Parte il cross, attenzione, libera la difesa della Sestrese. Subito caldo, mister Santin in panchina, lo vedremo veramente poco spesso seduto. Calcio di punizione per la Sestrese, uscita di Sottomayor, nessun problema per lui. Cristian Bimai sulla fascia destra, parte il lancio per Erolin Catria, attenzione, il pallonetto, la palla entra in porta, ma l'arbitro aveva già segnalato una posizione di offside. Arriva vicino all'attaccante grossovaro, sventolandogli in faccia il cartellino giallo. Calcio di punizione per la Cairese, Grosso in area di rigore, libera il portiere della Sestrese. Il portiere della Sestrese insidiato poi successivamente dalle leve di Erolin Catria. E adesso la profondità di Victor Torra per Elia Wonder Prando, spalla a spalla con il terzino della Sestrese che riesce in qualche modo a difendere la sfera di gioco. Calcio di punizione ancora Grosso, lo spioventi in aria, svetta Catria! Fuori di un metro e mezzo! Lo sprint del Puma Zaccaria sulla sinistra, passi brevi, riprende la corsa, il sinistro, una piccola deviazione e poi il pallone tra le braccia del portiere della Sestrese. Lo spiovente di Bimai sulla tre quarti avversaria, prova a fare la sfonda Torra. La sfera di gioco per Catria che viene esteso, tutto regolare, facendo di proseguire il direttore di gara, attenzione che si prosegue, il numero 7 per il numero 9 della Sestrese, Sottomayor, Sottomayor, che parata signori, grandissimo Giancarlos. Ismail con una spizzicata riesce a lanciare Prando sulla destra, attenzione con il ginocchio, favorito da rimpallo, poi il tocco morbido per Victor Torra, fa tentando per Erolin Catria che invece di calciare di prima ha provato, ha cercato di servire nuovamente Victor Torra. Un lanciatissimo Victor Torra, entra in area di rigore, tocca il pallone con la punta, il portiere riesce a salvarsi, non ci arriva per un soffio Prando. Attenzione però, c'è un calcio di punizione a favore per il gialloblu, il gioco era stato fermato per un fallo precedente l'azione che poi abbiamo visto. Sono pronti per la battuta Catria e Bimai, attenzione Erolin Catria parla con Saltin, però sulla sfera di gioco si appresta a battere Bimai, parte la rincorsa al tiro, brividi per il portiere della Sestrese. Allora in viaggio adesso la Sestrese con il numero 8 che fa fuori il pistone, poi il 10 con il destro, Sottomayor ci poteva tranquillamente arrivare, palla fuori di un soffio, ammonito adesso pistone. Determinazione di Prando sulla destra, entra in area di rigore, troppo debole la conclusione. Sulla destra la Sestrese, attenzione, il destro ribattuto prontamente da Sottomayor, si prosegue, non è finita la finta del capitano, una puntinata che va alto sopra la traversa, è stato steso Victor Torra, calcio di punizione, cartellino giallo per l'autore del fallo. Ormo Badar è pronto per la sciabolata, passi brevi, la rincorsa, c'è un colpo di testa, Sami! Il taglio morbido di Ormo Badar
c'è stata la deviazione vincente di Samir Ismail. Si va negli spogliatoi con il risultato a nostro favore. Cairese 1, Sestrese 0. E andiamo ragazzi, e andiamo ragazzi. Credo che Santin avrebbe potuto usufruire della tua presenza in campo, visto che la partita si sta rivelando molto maschia. E cosa ti è capitato ultimamente, in questo ultimo periodo? Niente, due settimane fa, purtroppo, di nuovo, come l'anno scorso, ho subito uno strappo muscolare. Per altro mese e due, quindi devo star fuori. Stai soffrendo molto a rivedere i tuoi compagni da sì, perché è dall'anno scorso che non gioco seriamente, perché ho avuto sempre problemi, poi due settimane fa mi sono ristrappato. Spero di tornare e dare un contributo, perché ce ne vorrebbe, che vedo giocare. Potresti essere quindi un regalo di Natale per Santin, perché più o meno due mesi, quindi potrebbe riaverti a Natale, mister Santin. Sì, ma anche prima spero di tornare, sto facendo tanta terapia, così mi sto rimettendo e speriamo. Allora, buona guarigione a Deposito. Grazie. E Zanini. Grazie. Finalmente questa partita qua ha dimostrato che siamo compatti e uniti, e speriamo, adesso poi ne riparleremo a fine partita. Ismail ha proprio a due secondi dalla fine, l'ha messa dentro, questo secondo tempo come lo vedi? Ma io l'avevo incitato all'inizio della partita, e anche quando gli ho detto di salire lui è andato convinto, sapevo già che c'era qualcosa nell'aria, e il secondo tempo loro entreranno per distruggerci, ma noi li fermeremo e la vinceremo. Avrai molto da fare e ti lasciamo, grazie capitano. Mister, vedi in pericolo il primo posto adesso dopo questo vantaggio della Cairese? Il campionato è lungo, dai. Speriamo di recuperare. La Sestrese è pronta a riavviare l'incontro, al via secondo tempo, partiti! Lancio lungo della Sestrese, a vuoto grosso, attenzione, limite dell'area di rigore, vale in profondità, esce sotto Marior, fa su il pallone dando maggior sicurezza al reparto difensivo, torna tu per tu con il portiere, un potente destro, gol, ma viene annullato per una posizione di fuorigioco, l'arbitro non lo perdona, esattamente come fatto con Erol Incadria nel primo tempo regolamentare. Mentre in panchina vediamo uno scalpitante Angelo Santin. Adesso sono i verdi e blu sulla nostra tre quarti. Attenzione, Bonmarito prova a fronteggiare il capitano della Sestrese che lo stende. Calcio di punizione per loro. Parte la battuta, attenzione, di testa! Il colpo di Cadria che libera l'aria. Rimessa laterale per gli ospiti. Garrone senza far fallo. Attenzione! Giulio Grosso, come al solito, mette a sicuro la sfera di gioco. Andrà Bonmarito, lo spiovente, esce il portiere! Pericolosissima iniziativa per il gialloblu. Angelo Santin richiama con furore i propri giocatori chiedendo maggior compattezza. Victor Torra riesce a sgusciare tra le griffe del suo marcatore, calcio in porta, l'arbitro ferma l'azione ed è calcio di rigore e non digerisce la decisione arbitrale. Il portiere della Sestrese, cartellino rosso per l'autore del fallo ai danni di Victor Torra. Qua c'è poco da protestare, questo è rigore netto, strattonata in un primo momento e poi in un secondo la casacca di Victor Torra. Giulio Grosso, attenzione, Grosso cala il silenzio in campo, passi brevi, la rincorsa, il tiro, Giulio! Grosso, 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 Grosso!
adesso e sono due, e sono due contro i primi in classifica, e sono due contro i primi in classifica, da non credere, Cremonese 2 Sestrese 0, il cuore, la determinazione, bel gioco di questa squadra, causano poi successivamente la mancanza di salivazione al proprio allenatore. Che emozioni, signori! Che emozioni, signori! Che emozioni allo stadio Brin! Azzittita la panchina ospite, e poi non solo gli addetti ai lavori non prendono bene il nostro raddoppio, ma c'è anche qualche genitore che inveisce a male parole contro, in questo caso, il nostro guardaline. Prova adesso la Sestrese ad inveire sulle vie laterali, ottimo Pimai che copre il pallone, poi nuovamente qualche scaramuccia, il numero 10, qualcosa da dire a Pimai, viene addirittura ammonito Cristian Pimai. Ancora la Sestrese a fare paura, un colpo di testa, scavalcato sotto Maior, attenzione poi l'incomprensione con Grosso, spazza via Garrone, il risultato è ancora sicuro, ma non è finita, in continuo con il numero 10 in sinistro, la traversa, palla ancora buona, fuori alto sopra la traversa, che brividi, che paura, ma il risultato è ancora sicuro, il risultato è ancora sicuro. Adesso c'è un corner per i verdi e blu, parte il lancio, un colpo di testa, Badarre stoppa e caccia via. L'uscita dei cancelli per l'illusionista Erolin Catria, ottima la sua prova. Feriti nell'orgoglio adesso la Sestrese, di nuovo entra in area di rigore, poi c'è un destro che non desta nessuna difficoltà al nostro Giancarlo Sotomayor. Dal limite dell'area di rigore, Giulio Grosso, calcio di punizione a nostro favore. Attenzione, Grosso, tocca il pallone, c'è un calcio di rigore per gli ospiti. Molto probabilmente Grosso avrà toccato solamente la sfera di gioco, come mostra questo replay. E poi il tuffo del giocatore della Sestrese. Sotomayor prova a respingere, non ce la fa, accorcia le distanze la Sestrese. 2-1. Ciappellano, prova Matrix, viene arrestata la sua corsa. Il numero 11 adesso, palla in profondità, Giulio Grosso, poi un tiro, fuori, sul lato, destro del palo. Calcio d'angolo per i verde e blu, in area di rigore, attenzione, c'è un colpo di testa, Sotomayor, fa sua la sfera di gioco. Padrona del possesso palla alla Sestrese, il numero 11, tocca per vie laterali, palla nuovamente in profondità, c'è un destro fuori, in avanti la Sestrese, un lancio in avanti, respinta di Garrone, palla ancora per i verde nero che può andare in avanti, ancora Garrone! In mezzo al campo si combatte, la Sestrese fa paura! Poi c'è un sinistro e c'è sempre però tutta la sicurezza di Sotomayor, tutta la sicurezza del nostro portiere ecuadoregno. C'è un fallo adesso, un altro cartellino rosso per gli ospiti, generato da Buon Marito, ecco qui, adesso giocatore a Sestrese che lascia il campo, poi il destro di Bimai per la conclusione di Cremonese Sestrese, Angelo Santin con le braccia al cielo. Classifica, 3 punti, Samira Grosso. 2-1, è stata una partita veramente combattuta, bellissima, con la prima in classifica. Grazie a tutti i miei ragazzi, sono stati eccezionali. E questo vuol dire che quando giochiamo con carattere, con voglia, facciamo la differenza. Abbiamo tenuto una grande squadra, l'abbiamo tenuta su tutti gli spazi. Loro avevano degli esterni velocissimi, veramente bravi, meritano di essere in testa alla classifica. Ma noi siamo a 6 punti con 5 partite, una media spaventosa rispetto a quello che è stato fatto l'anno scorso da questa squadra. A 6 punti, ragazzi, in 5 partite era impensabile. Era impensabile secondo voi ottenere questo risultato? Sì, era impensabile contro i primi in classifica, però siamo entrati convinti.
È chiaro che noi gli abbiamo detto ai spogliatoi: ragazzi, non abbiamo niente da perdere, mettiamoci l'anima, è andata bene, una grande, grande prestazione di questa squadra, grandi, bravi ragazzi tutti, dal primo all'ultimo, eccezionali. Siamo grazie. A festeggiare. Sì, grazie, grazie. Abbiamo visto appena adesso come gli ospiti non hanno preso bene questa sconfitta. Oggi abbiamo assistito ad una vera e propria impresa. I nostri ragazzi hanno sconfitto per 2-1 la Sestrese, la prima forza del campionato. La MLV Productions con Giallo Blue Channel, grazie alla partecipazione di Andrea Parodi e come sempre il vostro Manuel Namchu Vella, siamo stati veramente felici di avervi raccontato questa straordinaria vittoria. Per adesso è tutto, un grandissimo saluto, arrivederci e buona continuazione a tutti voi, grazie per averci seguito. Così è, così è.